Ancora una volta Cecè Barretta, uno dei cantautori calabresi più in voga del momento, ha infiammato il pubblico mormannese con il suo ritmo. Lo spettacolo era inserito nel cartellone della 18ª edizione di Perciavoldi. Questa sera stiamo riscuotendo tantissimo successo per Cecè Barretta, che insomma, come dire, è il cantante del momento, per cui di questo ne siamo contenti. Tutto sta andando per il meglio come previsto, al piano sicurezza, quindi di sicuro è una 18ª edizione che realmente fa diventare maggiorenne, se così si può dire, l'evento stesso, e già ci stiamo lavorando con tanto sacrificio anche per l'anno prossimo. Qual è il segreto di questo successo? Il segreto di questo successo è veramente inaspettato, perché tutto pensavo che non che arrivasse a questo punto, perché io ho scritto, cioè scrivo ancora, racconto la Calabria per me stesso, poi insomma l'ho trasformata in musica, allora è cominciato a piacere le persone. Adesso eccoci qua con Vincenzo Barretta, in arte Cecè, originario di Rocca di Neto, in provincia di Crotone. È cresciuto con la musica nel sangue e una chitarra in mano. Ma voi abbracci diverse generazioni, cioè dai più piccoli a quelli più grandi. Infatti vedo il 50% del pubblico che sono tutti bambini che mi seguono, e questa è una cosa proprio inaspettata, perché cioè, non sono canzone per i bimbi, però c'è qualcosa forse che magari gli appartiene, magari ho il dialetto, la musica e tutto. Da molto tempo riesce a narrare e promuovere la Calabria con i ritmi della musica etnica popolare. Con lui sul palco anche la figlia Suami. L'artista, oltre a raccontare nei suoi brani la cultura e le tradizioni calabresi, mette in musica i racconti di storie d'amore che rivelano e risaltano i sentimenti dell'amore in tutte le sue sfaccettature: l'amore per la vita, per le piccole cose, per la natura. Racconto la Calabria in bene, in male, in negativo e positivo. Tutto ciò che vedo e sento lo trasformo in musica. Si bella come sole, si bella come mare. Vediamo la notte perché ti posso sognare.